Oggi guarda, una giornata veramente pessima, non ne posso più, ne ho fin sopra i capelli. Ma lasciamo perdere, ma tu invece cosa mi racconti? Ma niente di che, ero qui che mi scrivevo due idee per i miei prossimi progetti creativi, sai, per il canale YouTube che te ne avevo parlato. Ah, sì, ma per i tuoi lavoretti. Beh, lavoretti, progetti creativi. Sì, ma anche mia figlia Chiara, la materna, ne fa tantissimi di questi lavoretti. No, ma comunque tu sei veramente brava e non fraintendere, ma io? No, non avrei proprio il tempo di fare queste cose. No, ma tipo, ma prendi una giornata come oggi, cioè, esci dal lavoro di fretta, poi avevo la palestra che adesso sto facendo anche il corso di Pilates, poi avevo prenotato dall'estetista per le sopracciglia e ho fatto pure il laser. No, ma poi mi ha anche chiamata Anna, sai Anna, quella dell'altra scala che viene a farmi le pulizie. Ecco, praticamente gli si è rotta la macchina. Quindi alla fine guarda, per me non ne vale proprio la pena, io di fare queste cose non avrei proprio il tempo. Sì, no, beh, ma in effetti hai ragione, non è che tutti abbiamo il tempo di fare queste cose. Ho voluto aprire il video con questa scena un po' ironica perché credo che non ci sia niente di meglio quando vogliamo fare arrivare un messaggio. Il video di oggi, come avrete capito, è un video un po' particolare ed è un video per riflettere insieme in modo costruttivo su uno dei messaggi che va per la maggiore quando un contenuto di riciclo o di fai da te arriva nella home di qualcuno che è completamente estraneo a questo mondo. Prendo come esempio questo commento che secondo me è un po' il simbolo di quello di cui voglio andare a parlare oggi. Questa persona sotto a un mio vecchio video di riciclo scrive: "Per fare un lavoro così occorre avere tanto, ma tanto tempo da perdere." E questo purtroppo è solo uno dei tanti, perché nel corso della vita del mio canale ne ho ricevuti davvero a centinaia su questa stessa lunghezza d'onda. Ma fermi lì. Prima che mi scriviate cose del tipo "non dare peso a certe persone, non dovresti nemmeno considerare queste persone, non dovresti nemmeno rispondere ai loro commenti", vi dico no, è importante che io risponda. È importante se vogliamo davvero arrivare ad un cambiamento di mentalità. È importante che io smonti pezzo per pezzo le tesi senza senso che sono alla base di questi commenti. È importante far capire che questa tesi è vecchia e soprattutto ignorante, nel senso letterale del termine, cioè che chi la sostiene ignora completamente quello che c'è dietro questo mondo. Sì, perché ormai siamo nel 2021. Abbiamo fatto tantissimi passi avanti a livello di apertura mentale, a livello culturale, abbiamo molte più conoscenze rispetto al passato, molta più consapevolezza su tantissimi temi, ma ancora non riusciamo ad andare oltre a questa triste e sminuente visione. Se ti dedichi a questi lavoretti, perché così vengono chiamati proprio come quelli che fanno i bambini della materna o dell'asilo nido, quindi con un termine che schizza disprezzo da tutti i pori, ecco, se ti dedichi a questi lavoretti è perché non hai nulla di meglio da fare nelle tue giornate. Hai sicuramente un sacco di tempo da perdere, anche perché se avessi qualcosa di importante da fare, sicuramente non ti dedicheresti a queste cose inutili. E già qui ci sarebbe da aprire una parentesi infinita per definire che cosa realmente è utile ed importante, perché secondo me sono termini incredibilmente soggettivi, ma comunque andiamo avanti. La verità è che soprattutto in Italia, e questo mi dispiace dirlo, siamo ancora molto limitati da questo punto di vista. Sì, perché è universalmente riconosciuto che una persona possa provare emozioni e sensazioni positive facendo sport, è universalmente riconosciuta la passione di chi si dedica alla cucina, è universalmente riconosciuto il desiderio di svago, di divertimento, di crescita personale di chi guarda film o serie TV. Ma non è minimamente considerata la spinta, la motivazione e la passione di chi come me si dedica al riciclo e al fai da te.
ma il problema è proprio alla base, nel profondo, cioè difficilmente creare qualcosa con le mani è visto come qualcosa di totalmente positivo. Il massimo che si può fare è considerarlo come un bel passatempo per chi non sa o non può permettersi di meglio. Chi è che si dedica al riciclo o al fai da te secondo i luoghi comuni? Beh, c'è la casalinga annoiata e frustrata che per far passare la sua giornata si mette a fare la maglia. Oppure il bambino che ancora non sa dedicarsi ad attività più elevate e quindi si mette lì e gioca e pasticcia con la colla. Oppure il rozzo campagnolo con la camicia a scacchi che non può permettersi un tavolo costoso e quindi ne assembla uno con delle assi marce e dei chiodi arrugginiti. Quanta tristezza in questa visione! Ma qui vi dico che è importante parlarne ed è importante per me farlo perché mi sento una grande responsabilità da questo punto di vista, sia perché faccio di questa passione il mio modo per esprimermi, sia perché con questo canale posso effettivamente arrivare a qualcuno. Ebbene, oggi a chi lascia questi commenti e anche a chi non li lascia, ma che comunque considera il riciclo o il fai da te come tempo perso, voglio svelare una cosa incredibile. Non c'è nessuna differenza tra preparare dolci, andare a correre, leggere, scrivere libri, giocare a scacchi, scalare il Monte Bianco o rinnovare un vecchio comodino. Per la persona che ci si sta dedicando, queste attività, così come tutte le altre che qui non ho potuto elencare, hanno lo stesso identico valore, hanno il valore di farci stare bene, sia a livello fisico che a livello mentale. E parlando di attività manuali come quelle a cui mi dedico io, voglio scendere ancora più in dettaglio e andare a spiegare punto per punto qual è il valore di questo tipo di lavori. Come abbiamo detto, dedicarsi al riciclo e al fai da te fa bene al corpo e alla mente. Per capire perché fa bene al corpo, pensiamo a quanto è importante nella nostra quotidianità la manualità. Anche se facciamo un lavoro d'ufficio, anche se la nostra professione è la meno manuale che esista, comunque nella nostra vita di tutti i giorni una buona manualità è sempre utile. Pensate a quanto è importante per un bambino un'attività manuale, lo aiuta a sviluppare, a mantenere, ad allenare i movimenti fini, lo aiuta nello sviluppo della coordinazione occhio-mano e sono tutte capacità che ci saranno utili nel corso di tutta la vita, fino a quando saremo vecchie con l'artrosi e tutte le abilità che avremo appreso appunto nel corso della vita potranno fare la differenza. Ma il più grande vantaggio, il più grande sviluppo è quello a livello mentale. Sì, perché il processo di creare qualcosa con le mani tiene la mente attiva, la abitua a pensare in modo alternativo, fuori dagli schemi. E se ci ragioniamo, pensare fuori dagli schemi è proprio ciò che ci può far distinguere dagli altri, ci dà la capacità di trovare l'idea giusta al momento giusto, sia sul lavoro che nella vita. Lavorare con le mani stimola la concentrazione e la plasticità neuronale e quindi mantiene giovane il nostro cervello, il che, con tutti i cambiamenti che dobbiamo naturalmente affrontare nel corso della vita, è sicuramente qualcosa di estremamente utile. E vi dirò di più, creare qualcosa con le proprie mani stimola anche la produzione di endorfine, che sono quelle sostanze in grado di farci provare piacere, gratificazione, felicità e che ci aiutano ad affrontare meglio le situazioni stressanti o dolorose, sia a livello fisico che a livello mentale. Grazie ad attività semplici come il riciclo o il fai da te, il tono dell'umore migliora e addirittura diversi studi hanno evidenziato una riduzione del tasso di depressione su persone che facevano attività manuali rispetto a persone che non le facevano. Ah, e per la cronaca non è che lo dico io, ma tutta una serie di illustri neuroscienziati. Beh, direi che alla luce di tutto questo, considerare attività come il riciclo e il fai da te una perdita di tempo non è soltanto riduttivo, ma anche completamente senza senso. Un'attività che ci dà benessere, un'attività che si è dimostrata essere terapeutica, non può sicuramente essere una perdita di tempo. E a questo proposito ricordo molto bene il messaggio che una persona scrisse sotto a un mio video di riciclo. Sono 2 anni che ho iniziato a fare oggetti di fai da te e di riciclo. Ho 67 anni e quando sono andata in pensione sono caduta in depressione. Ho preso antidepressivi per 1 anno e da quando ho questo hobby ho smesso di prenderli e mi sento molto meglio.
Ecco, questo messaggio prende quello che avete visto ad inizio video e se lo mangia per colazione. E come questo, per fortuna ne ricevo tantissimi altri. C'è chi mi racconta che a causa dei dolori non riesce a dormire la notte e allora si alza e si mette a creare. C'è chi mi racconta di come punta sulla manualità per interagire con bambini e ragazzi con disabilità. C'è chi mi dice che nei peggiori momenti di tristezza creare con le mani è stata una salvezza. E confermo, lo è stato più volte anche per me. Ora, con questo video non mi aspetto sicuramente una rivoluzione. Non mi aspetto che qualcuno che ha commentato un mio video dicendo che quello che stavo mostrando era una perdita di tempo oggi venga qui e mi dica: guarda, mi sono ricreduto. Purtroppo, per fortuna, chi lo sa, cambiamenti di mentalità di questo tipo richiedono tempi molto lunghi, ma questo non significa che non avverranno mai. E a questo proposito vi faccio un esempio positivo che è sotto gli occhi di tutti ormai. Pensate ai vegani. Fino a una decina di anni fa, essere vegani era qualcosa di strano. I vegani erano considerati nella maggior parte dei casi dei fissati, dei fanatici, persone che non sapevano quello che si facevano o che avevano fatto una scelta completamente inutile ed insensata. Ma per fortuna il mondo si evolve. Negli ultimi anni abbiamo appreso molto sull'alimentazione vegana. Abbiamo compreso non solo la filosofia che ne è alla base, ma anche tutti i vantaggi che un'alimentazione vegetale può dare al nostro corpo. Insomma, in pochi anni quella visione vecchia ed ignorante ha lasciato il posto a tanta nuova consapevolezza. Ecco, quello che vi auguro e mi auguro come sostenitrice del riciclo del fai da te è di riuscire nel prossimo futuro a diventare noi i nuovi vegani. E quindi andare a smontare poco alla volta la visione antiquata che abbiamo di questo mondo e portare finalmente tanta nuova consapevolezza. Ora però sono veramente curiosa di sapere la vostra opinione su questo argomento, quindi scrivetemi in tanti qui sotto nei commenti, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e se vi piacerebbe che io ne facessi altri di questa tipologia. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale così non vi perderete i prossimi video e se volete potete venire a seguirmi anche sul mio Instagram, dove trovate spesso dei contenuti in più. E nulla, nell'attesa di leggervi, io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.